Buonasera agli sportivi. Terzo appuntamento con Cinzia.Napoli, sull'emittente Antenna 3 che vi dà appuntamento con lo sport e come sempre visto il calcio con occhi di donna e cuore di tifosa. Napoli a riposo, ma non tanto: la nazionale non ci ha distratti, anzi, il Napoli ha servito ben più di una nazionale. E tutti galvanizzati dai successi ottenuti con la loro nuova squadra. Gongola Benitez, Pacioccone e tranquillo. Sarà lui il pastore protagonista del nuovo presepe napoletano? Beni Tezzordina de Laurentiis Dispone e il tifoso Paga. Ben volentieri questa volta. Compro oro. La scritta non compare solo sui negozi, ma lo dice il presidente presentando i suoi gioielli. Ammazzando il vitello grasso Cavani, il Napoli ha comprato due squadre e se non vado errato, se non mi sbaglio, tutti per la prima volta su indicazioni del tecnico. Come dire, chiedi e ti sarà dato. Al contrario di come ha detto invece Reina a Verona, al collega avversario: bussa e ti sarà aperto. Sviolinate a parte, il popolo è felice, la calma piatta di Benitez ha ceduto il posto all'euforia che a Napoli è più contagiosa del colera. Per ora l'unica cosa che brucia questo Napoli sono i gol subiti. Non è tutto Cannavaro quel che si vedeva, e c'è da riflettere: lì, nei pressi dell'area di rigore, c'è un fossato che resiste nonostante l'assenza di Cannavaro e De Santis, scena ripetuta e non ancora corretta. In attesa della nazionale a Napoli contro l'Armenia il 15 ottobre, una quasi formalità, opera offrire ai nazionali delle ferie napoletane. E per respirare, si fa per dire, più che l'aria, la passione verace del tifoso napoletano. Presente e futuro vanno a braccetto: Benitez e De Laurentiis aspettano il mercato di gennaio per piazzare colpi finali e riempire il buco difensivo, che è apparso quasi come quello dell'ozono. Allora si riprende tre grossi appuntamenti: Inter-Juve di pomeriggio, in serata Napoli-Atalanta e Torino-Milan. E anche qui, con l'atteso gol a San Paolo di Higuain, è pronta ad esplodere la febbre del gol del sabato sera. Ci aspetta un settembre-ottobre di fuoco, ma il Napoli ha gli uomini necessari: è una panchina lunga con gente esperta e brava. Napoli non ha paura, si ricomincia con un test che è tosto. Con l'Antuono e il temibile ex-Denis, il Napoli usufruisce del fattore campo e quindi non 11 ma 12 in campo. Il tecnico napoletano ha molto da lavorare ma soprattutto da scegliere poiché mercoledì 18 ottobre ci sarà al San Paolo la prima partita di Champions League contro i tedeschi del Borussia. Benitez, tecnico esperto e saggio, saprà ben calibrare il turnover. Lui è un buon conoscitore di strategie, avendo nel passato già dimostrato con Liverpool e Valencia che con i suoi può ben disputare tre gare in una settimana e tutte ad alto livello. È un duro, è uno di quelli che dice mi piego ma non mi spezzo. E speriamo che sia così, perché a leggere il cammino di questo Napoli c'è da rabbrividire. Dopo Atalanta si va a Milano contro i Rossoneri, il mercoledì c'è il Sassuolo. Poi il Genoa. Troppo! E allora San Gennà, piensesci tu! Ritornando leggermente indietro, vediamo che l'avvio di campionato del Napoli, che è stato un segnale forte dato alle altre contendenti e in modo particolare alla Juve: il Napoli ha fatto sentire la sua voce, ha suonato le sue campane, rispondendo in modo intonato alle trombe di Conte. Certamente tra i Juventini quello che ha meravigliato di più finora è stato l'uomo nuovo, venuto dal Manchester, quel Tevez tanto brutto quanto bravo. Una Juve già forte, ma che col nuovo innesto è diventata fortissima. La Pache, anche senza Griniera, è importante quanto lo è la cresta napoletana per la sua squadra. Amsic Tevez sono gli uomini fari di questo inizio di campionato. Fisicità, corsa e mezzi tecnici, per ora il bagaglio vincente della Juve. E la Juve ha vinto troppo: il Napoli cerca adesso col suo cavallo alato, su cui ha caricato oro, incense e in mirra, di iniziare la corsa verso lo scudetto, la Champions e la Coppa Italia. La grande sfida è solo al principio, ma già in fiamme i tifosi. Si stropiccia gli occhi dei Laurentiis, si sbracciano i tifosi napoletani con la benedizione del cardinale che affida agli azzurri chiedendo scusa a Benitez. Amaronne va a compagno, il modulo migliore che ben conosce il cardinale. Ci credono i napoletani. Il napoletano può anche non arrivare a fine mese, ma arriva sempre e comunque ovunque c'è il Napoli. Può anche digiunare un anno, Pannella, ma il Pannellista napoletano tifoso no. Lundana a Napoli e da Napoli non si può stare. Due mesi quasi di assinenza forzata, passata l'estate e poi ecco di campionato. Come un cappotto rivoltato, il Napoli si presenta al suo tifoso che, stregato dai nuovi acquisti, si è fatto subito rapire dal pallone. Pagano le conseguenze moglie e figli. Scusate, ma qui c'è da vincere qualcosa di importante. Anche il Presidente, che stavolta, pur spendendo meno di quanto incassato, ha ostentato l'euforia di tempi migliori. Lui, il migliore scalatore di tutti, i Presidenti, ha vinto tutto e ora ha ordinato un cammino a petto in fuori, a tutti i tifosi, donne escluse, o a piacere. Stiamo facendo cose ottime, ha riferito De Laurentiis, stiamo crescendo in modo costante. È un anno stuzzicante, campionato, Champions League, Coppa Italia, c'è da divertirsi. Stravede il tifoso ed è già pregusto lo spettacolo, con lo straordinario faro in mezzo al campo. Hamsic, il motore di una squadra in cui Insigne, Huguain, Caleon sono e diventeranno sempre più pericolosi. Cuore e orgoglio in campo e l'urlo dei tifosi nei secoli fedeli. Loro ormai dall'agonia della C sognano altre C. Coppa, campionato, champions. Cinzia.napoli vi saluta così. Forza Napoli! Cinzia.napoli è un appuntamento sportivo con Cinzia Anselmo e con l'emittente libera Antenna 3. Una rubrica sportiva che parla del Napoli visto con gli occhi di donna e col cuore di tifosa. Per rivedere e ricodere quello che il nuovo Napoli ci propone. Partita senza pronostici, perché questo nuovo Napoli sa far sembrare normale ciò che invece è eccezionale. Vamos!